Chi è la Contessa de Dia? Senza dubbio una delle trovatrici più rinomate del Medioevo. Vissuta a cavallo tra il XII e il primo XIII secolo, i canzonieri ci hanno conservato quattro componimenti poetici. Tra questi vi è anche A Chantar, di cui disponiamo di una melodia notata. Fatto non banale, ciò la porrebbe come una delle prime compositrici note della storia. Ma non perdiamoci ed entriamo a gamba tesa leggendo la sua vita. La Contessa de Dia si fece moglie di Guglielmo di Poitiers. Bella donna e buona. E si innamorò di Rimbaud d'Aurenga, a cui dedica molte belle canzoni. Bella e brava, a quanto pare nulla di nuovo. Apparentemente una vita meno intrigante di poche parole, però spicca una curiosità alquanto vivace. La contessa è sposata, ma al contempo innamorata di un altro. Proprio un vizio dell'epoca.